Ecco, l'avete vista, la campagna della TGR si occupa in questa settimana di Terre e Sapori che dedichiamo al Müller Thurgau Trentino DOC, un vino legato indissolubilmente alla Valle di Cembra e prodotto di punta di un territorio unico. Danilo Elia. Un vino e la sua montagna, il Müller Thurgau e la Val di Cembra, un rapporto tra un territorio e il suo prodotto, identità e tipicità, l'espressione della viticoltura di questa valle, dei vigneti imposti ai pendii e ai rilievi con la caparbietà dei coltivatori e con l'arte dei terrazzamenti e dei muretti a secco, e la simbiosi è completa. La Val di Cembra celebra ogni anno dagli anni 80 il Müller Thurgau con un festival che da un lato esalta e caratterizza sempre di più il prodotto e dall'altro è diventato momento turistico. Non così scontato per una valle che non è sempre stata tra le principali mete turistiche. Vino non certo tra i più rinomati, solo poche decine di anni fa, spesso confuso con vini omonimi prodotti in Germania. Oggi il Müller Thurgau Trentino DOC è una realtà consolidata, una produzione di quasi 100.000 quintali di uva lo scorso anno, terza tra le bianche trentine dopo Pinot Grigio e Chardonnay. Questo solco tracciato dal torrente Avisio, una forra di terreno porfirico, oggi attira sempre più appassionati di turismo enogastronomico, segno evidente del rapporto inscindibile tra il Müller Thurgau e la sua montagna.